Interessante serata organizzata dall'Associazione Italiana Sommelier di Agrigento per conoscere e assaporare i vini prodotti nei terreni che lambiscono il Vesuvio. Degustazioni e approfondimenti su wine and food che segnano un timido ritorno alla normalità dopo l'anno di pandemia. Per noi come AIS Sicilia sicuramente è stata una bellissima esperienza, in quanto abbiamo avuto la possibilità, dopo 14 mesi di inattività, finalmente la possibilità di riniziare nuovamente a fare delle degustazioni. Abbiamo avuto anche la possibilità, appunto, questa sera, attraverso il delegato di AIS Vesuvio, Ernesto Lamatta, la possibilità, appunto, di conoscere questo territorio, questi vini vulcanici alla fin fine, con delle caratteristiche, appunto, della sapidità, mineralità, che sono quelle che derivano, appunto, da questi territori vulcanici. Vini molto interessanti. Per noi è stato, ripeto, ribadisco, una bellissima esperienza, perché abbiamo, appunto, ci siamo avvicinati a un territorio diverso da quello nostro. Ebbene, noi ci interessiamo maggiormente di vino, quindi la serata ha puntato su quelle che sia nel bicchiere, ma soprattutto quello che è prima del bicchiere. Quindi abbiamo parlato di vigna, abbiamo parlato di terreni, abbiamo parlato di clima. È l'insieme di tutti questi fattori che poi danno vita a dei risultati che definirei di qualità. Non voglio dire eccellenti, perché si entra poi in un panorama anche personale. Ed è chiaro che un volano di attività che racchiude un territorio non è rappresentato solo da quello, ma tutto quello che gira intorno. E quindi ho cercato di portare la pasta, il pomodoro, il pomodorino del Piennolo, i prodotti dei liquori fatti sempre con prodotti della terra, quindi il liquore del pomodorino del Piennolo, il panettone con la pellecchiella, insomma tutti prodotti che in un certo modo sono sempre legati alla terra e quindi alla tradizione. Credo che importante per lo sviluppo, per la conoscenza, ma soprattutto per il piacere di essere in territorio, è avere un imprinting molto profondo con il territorio, e questo è uno dei modi per trasferirle in una piacevole convivialità. Le ho parlato di territorio, quindi intanto parliamo di un territorio vulcanico, quindi vulcanico giovane, parliamo di un territorio che è esposto alle correnti del mare, quindi sbalzi di temperatura, e quindi necessariamente questi caratteri, cioè queste peculiarità del territorio, danno dei caratteri al del vino che devono essere sempre rappresentati dai profumi, grande profondità del vino e quindi caratteristiche di freschezza, quindi di vini che regalano una piacevole bevuta, una bevuta profonda, di quell'asciutta che resta sempre la voglia di voler fare refill al proprio palato.